Il progetto è nato come tanti progetti documentari a caso, cioè io avevo sentito una storia vagamente in un posto in Sicilia, la storia di Mohamed Ba, uno dei protagonisti del film, dove ho sentito che è stato accoltellato e così via, non più. E sui giornali non erano usciti nessune notizie, quindi il giorno dopo dovevo partire per presentare un altro film a Cremona. E lì, nella serata, il moderatore era Mohamed Ba stesso, che non sapevo chi fosse quella persona che moderava la serata e mi faceva le interviste. E quindi la sera a cena, parlando, ho scoperto che era lui. E quindi mi ha colpito questo personaggio così intenso, così capace di narrare, che non è minimamente stato raccontato, anche durante questa aggressione che ha subito. Quindi, è come se recuperare, è come se qualcuno, stessi perdendo qualcuno, prima di raccogliere le sue storie, no? Quindi quella persona sarebbe morta senza sapere, senza conoscerlo, e quindi è come correre ancora di più per non perderlo, no? Tutta questa saggezza che ha. Quindi è nato così. E poi le difficoltà che ho avuto è che quando ho sentito lo stesso tipo di aggressione a Firenze, dove sono stati uccisi ragazzi venditori ambulanti senegalesi, Sam Modu e Mor Diop, che non sono stati descritti neanche nello stesso modo come non è stato descritto anche Mohamed Ba, quindi sono rimasti numeri. Quindi quella cosa mi ha spinto di integrare nella storia precedente di Mohamed Ba, che ho iniziato più o meno a raccontarla, la storia anche di Firenze, di Moresce che sono sopravvissuti. Secondo me, se io mi sono trovato a fare questo mestiere, grazie al fatto che sono un immigrato in un altro paese, quindi un immigrato, quindi ho cercato di trovare un modo di espressione in questa società, quindi il dialogo è stato più semplice quando ho scoperto la telecamera, che non avevo in partenza questo mestiere, quindi l'ho imparato in questo paese, sapendo comunque quella sarebbe il mio modo, il mio mezzo di comunicare, la società in cui ci troviamo. Quindi per questo motivo credo, è anche l'obiettivo della mia la mia dedica a questo mestiere per cambiare qualcosa, o non tanto per cambiare, per far conoscere le storie che si nascondono spesso ai numeri, che si limitano spesso all'invasione, e quindi è come cercare di dare volti, nomi e storie alle persone che incrociamo per strada. Quindi il cinema ancora è uno strumento, come lo è stato in passato, un mezzo di sensibilizzare e di far conoscere le storie, soprattutto il documentario, le storie che ci sono dietro a ogni individuo che magari vediamo passare. E credo, da una parte mi piace che l'immigrazione adesso ormai sta diventando, come dici tu, un fattore importante in questo dialogo pubblico, e tanti film o documentari si stanno puntando verso questo soggetto. Da una parte mi piace perché se ne parla, dall'altra mi preoccupa perché alcuni film possono anche essere megafoni degli stereotipi già esistenti. Quindi la differenza è tra raccontare le persone o amplificare quel stereotipo che c'è già, e quindi non ha nessun, il regista deve andare oltre e far vedere quello che magari semplicemente non riusciamo a godere, a comprendere.
accogliere. Questo intanto è la prima volta, no? Ricevere un premio in mezzo a un festival che comunque non torno a casa senza qualcosa, cioè, quindi mi fa molto piacere, però non è qualunque premio, è un premio di studenti come il film stesso che adesso credo che debba andare di più nelle scuole, quindi mi fa piacere perché ha colpito questi ragazzi ed è il target maggiore di eliminare tutte le retoriche possibili nei film che potrebbero esserci anche per la rabbia di un regista, ma essendo fedele ai racconti dei protagonisti, questo è stato il risultato che i ragazzi hanno potuto cogliere e capire. E ringrazio anche la Sicilia per la seconda volta. Il secondo motivo che mi ha emozionato è comunque che quella terra dove sono sbarcato scalze, che mi ha adesso premiato, quindi anche questo è un effetto, è un onore per me, ecco.